Ma stai scherzare? Sì, mi senti? A quanto costa? Sexy and I know it. Ed eccoci qua con un altro video, io sono Issam e come potete notare sono qua al mare, ho portato i bambini 2 giorni per svagarsi e ho colto anche l'occasione di portare qualche cosina con me assolutamente da provare al mare. La prima cosa da farvi vedere che è una figata assoluta ed è assolutamente pertinente con il mare e il sole, che non è solamente una sola cosa ma sono due, e adesso vi faccio vedere che figata che è questa cosa. Ok, ne apro una alla volta. Ok, la scatola è veramente veramente bella, molto bella. Tiro fuori dalla scatola e vi faccio vedere che cos'è. Ok, sono degli occhiali, ma non sono degli occhiali normali perché sono... Beh, sicuramente sono molto sexy, però hanno una particolarità perché hanno integrato un sistema audio nelle aste che... una volta che collegato via Bluetooth al cellulare o al computer o anche a qualsiasi cosa, funziona sia come microfono ma anche vi fa sentire la musica, vi fa sentire le chiamate ed è veramente veramente incredibile. No, non c'è la scossa, è una sorpresa. Ok, dai, cosa? Pronto? Ma sta scherzare? Sì, mi senti? Ma quanto costano? Quanto costano? È una figata, vero? Quanto costano? Ma c'è, non lo so sinceramente, devo vedere ancora. Mi sono appena arrivati, non so quanto costano. No. Ah, allora, una figata, vero? Sì. Come senti l'audio? Bene. Ah, cavolo, sì. Si sente benissimo anche il tuo qua. Sì, si sente bene. Incredibile, vero? È vero, è vero. Beh. Ti faccio sentire anche un po' di musica così. Allora, dimmi come li senti? Sento benissimo, sento già bene. Li prenderesti? La spiaggia è una figata, sì. Sì. È una figata davvero. Non devi avere gli auricolari, metti gli occhiali, ce li hai sempre. Si sente bene veramente. Sì, sì. Che roba, vero? Bello, bello. Tanta roba. Questi occhiali sono molto utili, specialmente in spiaggia, perché non avete bisogno di mettere sia gli occhiali ma anche gli auricolari. Non solo, anche in macchina sono molto... molto utili perché potete sentire anche l'ambiente attorno e anche l'audio, e non solo, chi vi sta ascoltando vi sente molto bene, e se qualcuno lavora all'aperto è una cosa veramente fantastica. Ma la vera domanda è: sono più belli quelli arancioni o quelli neri? Come al solito lasciate un commento giù sotto il video. Oltre agli occhiali nella scatola troviamo un tessuto molto particolare, molto di lusso, e anche un cavetto USB da una parte, dall'altra parte con connettore magnetico per caricare gli occhiali. Musica? Buono, buono. Sì? Bene. Bene? La seconda cosa che non può mancare in spiaggia sono delle buone cuffie, e qui entra in funzione Blitzwolf con il BWH P0, dei quali avete visto la versione che mi piace molto veramente e che utilizzo molto spesso, la versione HP1. Apriamo subito la scatola, vediamo cosa c'è dentro e qual è la differenza specialmente estetica tra queste cuffie e le altre che ho. Sono già piene di sabbia, sembrano più compatte, questa parte è in pelle. Sembrano un po' più di lusso e sono sicuramente più leggere. Nella scatola troviamo il manuale di istruzioni in tutte le lingue, compresa anche la lingua italiana, un cavo USB micro USB e un cavo doppio jack da 3,5 in silicone per collegare eventualmente le cuffie tramite cavo. Quando serve questo? Ovviamente, per esempio, se siamo in aereo e ci chiedono di spegnere il Bluetooth, perché questi sono Bluetooth, o per esempio se stiamo montando un video per avere meno ritardo e riuscire a tagliarlo giusto quando bisogna tagliarlo, altrimenti se c'è un ritardo di audio non riusciamo a tagliarlo nel momento giusto. Questo cavo è sicuramente indispensabile. L'ultima cosa che volevo farvi vedere oggi è questo, che è molto utile, anche se il vostro telefono è impermeabile, sicuramente
averlo appresso in spiaggia evita non solo che l'acqua possa danneggiare il vostro dispositivo, ma anche la sabbia, perché la sabbia può entrare all'interno di un connettore jack da 3,5 come questo o anche questo, e inserite il connettore ed è finita. Perciò se siete in spiaggia sicuramente questo è indispensabile. Ok, vediamo subito cosa c'è all'interno della scatola e come funziona questa cosa. Mettiamo il telefono all'interno. Questo è un Galaxy Note 8, ci starebbe anche un telefono molto più grosso sicuramente perché c'è spazio. Come si chiude così? Tra l'altro questo è di una buonissima marca di cavi che si chiama Baseus, ho testato questa marca, è una delle migliori, e se volete potete vedere il video del test in alto a destra. Abbiamo anche nella scatola la tracolla per appenderlo al collo. Una cosa molto importante che vi raccomando ogni volta prima di utilizzarlo è testarlo. Come si testa? Si apre un pochino, si fa entrare un po' d'aria, a questo punto lo chiudo e lo chiudo con i suoi lucchetti veramente facili. A questo punto schiaccio e lo testo, vedo che l'aria non esce e questo vuol dire che ok. Come potete notare, qui attorno ha anche un salvagente, così non affoga eventualmente se lo perdete nel mare. Un'ultima cosa da dire che sicuramente vi chiederete è se funziona o non funziona il touch. Quando il telefono è all'interno si funziona benissimo e quindi possiamo utilizzare il telefono tranquillamente anche al mare o in piscina. Non solo, possiamo utilizzare la potentissima telecamera che abbiamo all'interno del telefono per fare dei selfie o anche per filmare. Vi dico anche un segreto, utilizzerò questi occhiali via Bluetooth collegati al mio telefono per fare anche i video con un audio fantastico. Come al solito vi lascio il link a tutte queste cose molto interessanti nella descrizione del video assieme a un coupon sconto. Nel frattempo vi saluto e ci vediamo a Milano.